Sarai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca esce scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti la sua protezione, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e custodendo le vie dei suoi amici. Allora comprenderai l'equità e la giustizia e la rettitudine con tutte le vie del bene, perché la sapienza entrerà nel tuo cuore e la scienza delizierà il tuo animo. La riflessione ti custodirà e l'intelligenza veglierà su di te, per salvarti dalla via del male, dall'uomo che parla di propositi perversi, da coloro che abbandonano i retti sentieri per camminare nelle vie delle tenebre, che godono nel fare il male, gioiscono dei loro propositi perversi. Per questo tu camminerai sulla strada dei buoni e ti atterrai ai sentieri dei giusti, perché gli uomini retti abiteranno nel paese e gli integri vi resteranno, ma i malvagi saranno sterminati dalla terra, gli infedeli ne saranno strappati. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo sacramento. Ci siamo immersi la scorsa settimana con il mare divino, con dei libri salienziali da cui spilla sapienza, saggezza, spirito di santità. Sarà un viaggio bellissimo quello che affronteremo in questo lungo tempo. I libri sapienziali sono molti e molto lunghi, certamente ne vedremo dei passi scelti. Sarà un bellissimo viaggio, accompagnati dalla sapienza increata, che è appunto il nostro Signore Gesù, e dalla sede della sapienza, che è Maria Santissima. Oggi il titolo della meditazione è appunto: il Signore custodisce i suoi amici. Noi sappiamo che il Signore ama ogni uomo, ogni anima, e la ama di amore eterno. Gesù ha versato il suo sangue per la salvezza di ogni singolo individuo della specie umana, nessuno escluso. Lo avrebbe fatto anche per uno solo, lo rifarebbe anche per uno solo. E questo amore divino è universale. Lo sappiamo anche bene, però, che questo amore da molti viene respinto, da molti reagiscono con indifferenza, da qualcuno viene accolto, da qualcun altro viene ricambiato, e quando viene ricambiato, così diventa amici, no? Abbiamo ascoltato che Egli riserva giusti la sua protezione e custodisce le vie dei suoi amici. Un rapporto di amicizia è sempre un rapporto a due, non può essere un rapporto a uno. Si ha la volontà di essere amici in due. E questa mattina, ecco, dagli scritti della Serva di Dio Misericordia, Gesù parlava molto approfonditamente, in maniera molto divina, di questo fatto, no? Se tu sei mio amico, se io ho un amico, gli amici si limitano l'uno con l'altro. Quindi se siamo amici di Gesù, se siamo amici della sapienza, inevitabilmente diventeremo simili a Gesù e saremo pieni di sapienza, perché come è l'amico, tale è l'altro amico. Si tende ad imitarsi, si tende ad emularsi l'uno con l'altro. Allora, come si diventa amici di Gesù e come si diventa amici della salvezza? Qui c'è tutto quanto un percorso descritto nella lettura di questa sera. Numero uno, la sapienza che parla, la sapienza increata, la sapienza di... Se tu accoglierai le mie parole,
e custodirai in te i miei precetti. Accogli le parole. Chiaro che per accogliere una parola bisogna innanzitutto ascoltarla e ascoltarla con un cuore umile, perché Dio c'ha tante cose da dirci che sicuramente sono da noi o ignorate o a volte sono al contrario di quello che pensiamo secondo un pensare molto terreno, molto umano. Quindi ci deve essere questa innanzitutto apertura di cuore, dedicare spazio all'ascolto di Gesù e questa docilità interiore, questo spirito di accoglienza. Non possiamo stare davanti al Signore pensando di non avere bisogno di niente, di nessuno, o peggio ancora pensando di sapere tutto. Se tu accoglierai e custodirai in te i miei precetti, attraverso la parola il Signore ci ammaestra, ci rivela tante cose di Lui, di noi, e del mondo, nel senso della vita, di tante questioni. Gradualmente ci istruisce però anche sui suoi voleri, che sono espressi in quelli che si chiamano precetti. Precetti significa che sono indicazioni normative, non perché il Signore ce le impone a forza di violenza, ecco, ma perché si tratta di cose necessarie per la nostra vita. È chiaro che il primo passo per incamminarsi verso la sapienza è riconoscere quando Dio dice una cosa in termini tassativi, quindi da un comandamento che comunque lasciava la libertà della persona, accoglierlo, osservarlo, ecco, quello bisogna necessariamente osservarlo, perché Dio dice quella cosa sempre per il bene di colui a cui è indirizzato. Poi, tendere l'orecchio alla sapienza, inclinare il cuore alla prudenza. Allora, la sapienza, l'abbiamo già visto, è il cominciare a vedere le cose non in maniera umana ma in maniera divina, vedere le cose come le vede Dio, nella relazione che hanno con Lui, no? Questo è un processo lento, graduale, laborioso nella nostra anima, no? Tanto per far comprendere, fare qualche piccolo esempio, no? E un evento che ci capita nel corso della giornata, un imprevisto, per l'uomo della strada, diciamo così, è una scocciatura, ricordo, è una cosa di cui lamentarsi. Per un uomo di Dio, dietro quell'imprevisto c'è la sua mano, c'è il Signore che mi sta chiedendo di cambiare i programmi, di ascoltare quella persona che ci ha bisogno di parlare, di accogliere quel cambio di programma, quella piccola sofferenza che questo comporta. Questo è soltanto un esempio tratto dal più banale della vita, no? La prudenza che cos'è? La prudenza di San Tommaso è la retta ragione delle cose da farsi, cioè discernere nelle singole situazioni concrete cosa è bene fare e cosa è non bene fare. Per ottenere questo, leggiamo più in basso, ci vuole un profondo spirito di riflessione, imparare un pochino a stare in silenzio, a meditare, ma la riflessione ti custodirà e l'intelligenza veglierà su di te. Quindi è fondamentale nella nostra vita. Ecco, adesso stiamo dinanzi al Santissimo Sacramento, cosa stiamo facendo? Abbiamo ascoltato una parola, io sto provando se il Signore mi aiuta a dare qualche spunto di riflessione, poi faremo nostro nel silenzio. Questa è un'operazione che dobbiamo piano piano imparare a fare, come dire, in maniera autonoma, mettersi davanti al Signore e riflettere, meditare e imparare anche a portare al Signore le nostre situazioni problematiche, parlargliene, sia quelle che richiedono le nostre scelte, sia le problematiche del nostro cuore, anche le
momenti profondi della nostra vita. Ecco, se invocherai l'intelligenza, chiamerai la saggezza, attenzione, se la ricercherai come l'argento, e per essa scaverai come il tesoro, no? Ecco, il Signore si rivela e concede questi doni, l'intelligenza, quindi la capacità di comprendere lentamente le cose, la saggezza, di cui oggi purtroppo nel mondo si trovano ben poche tracce, no? Chi è che le ottiene? Chi le desidera, chi le cerca, chi le considera realmente cose preziose, no? Le cercherai con la gente e per essa scaverai il mondo dei tesori. Cioè, il Signore ama tutti, ma il Signore si fa conoscere e fa crescere coloro che lo desiderano. E lo desiderano sul serio, lo desiderano non così un giorno sì, un giorno no, ma davvero comprendono che lasciandosi ammaestrare da Lui, imparando da Lui, stando con Lui, la nostra vita avrà un salto di qualità. Comprenderai il timore del Signore, abbiamo visto la volta scorsa cos'è il timore del Signore, non la paura di Dio, no? Ma l'attenzione a tutte le cose, a cercare quello che a Lui è gradito, ma non perché io devo servirlo come se fossi uno schiavo, ma perché questo sarà la perfezione della mia felicità. Troverai la scienza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca esce scienza e prudenza. Bellissimo trovare queste cose, no? Io posso dire, insomma, a livello di testimonianza vissuta e personale, e se si cerca il Signore, se si cerca la sapienza, se davvero la si desidera, e se si dedica tempo, se si investono energie, il Signore si dà. Si dice, guarda, che separato da queste cose troverai la scienza di Dio, perché il Signore dà la sapienza. Non dobbiamo mai pensare che Dio minta, se fa una promessa la mantiene. E quando uno in questo modo, bellissimo, no? Egli riserva ai giusti la sua protezione, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e custodendo le vie dei suoi amici. Io ho imparato, questa è sempre un'esperienza personale, quando succede qualche guaio, quando succede qualche impiccio, proprio forte di queste parole, e certo qualche guaio il Signore lo può permettere per la nostra santificazione, no? Quindi sono le croci che il Signore manda, come quelle che ha vissuto Gesù. Gesù la croce non è che se la meritava, Gesù la croce l'ha offerta per la salvezza degli altri. Però molte volte attraverso i piccoli guai, i piccoli inconvenienti, il Signore ci parla, ci ammonisce, cioè dice, guarda figlio, io non ti ho protetto in questa situazione, perché tu ti sei messo in condizione di non farti proteggere, perché ti sei allontanato da me in questo punto, in questo punto, in questo punto, non hai fatto quello che io volevo in quest'altro punto, in quest'altro punto, in quest'altro punto. Ecco, noi dobbiamo imparare ad avere questo dialogo fecondo con il Signore, e piano piano certamente, no? Imparando anche a entrare dentro noi stessi, ascoltare il nostro cuore, perché la nostra coscienza spesso e volentieri le cose ce le dice molto bene, molto chiare, solo se noi ci mettiamo in profondo ascolto di esse. La sapienza entrerà nel tuo cuore e la scienza delizierà il tuo animo. Ecco, meditiamo bene su questo verbo, la delizia. Noi esseri umani, noi creature intelligenti, chiamate alla vita divina, non siamo stati creati, non siamo stati fatti per le piccole cose della terra. Ho già detto tante volte, ripeto ancora, insomma, non ieri, ma il mercoledì precedente, il Papa ha fatto una bellissima catechesi sul giorno del Signore, dicendo che il pianeta Terra oggi è diventato un immenso parco giochi, ho usato proprio questa espressione, un paese dei balocchi.
E la gente con impazzita cosa fa? Lavoro, che devono fare i soldi, per farci cosa con i soldi? Per divertirsi, cioè andarsi a gustare tutte quante le nuove attrazioni, come in un parco giochi, no? Oggi c'è questa nuova attrazione, c'è questa nuova potenza di divertimento, tutti ce ne stanno in giro, no? Quindi reale o virtuale. Ma noi non siamo stati fatti per questo. Noi non siamo stati fatti per queste cose così piccine, d'accordo? Terrene, sensibili, piccole, che il cui godimento dura qualche istante, un'ora, due ore, e poi finisce, e poi ti lascia semplicemente con il desiderio di averne un altro, simile, più grande, più intenso, così per tutta la vita. Ma siamo stati fatti per cose molto più grandi, che sono appunto le delizie dell'anima. E ci sono tantissimi uomini, anche tantissimi cristiani, cattolici, che si nutrono dell'Eucaristia addirittura, che non sanno neanche che cosa sia un diletto spirituale, non l'hanno mai vissuto, perché non si sono mai messi in condizione di vivere, e transitano per la vita terrena senza essersi fatto la minima idea di quello che poi sarà il paradiso. Invece i santi, il paradiso lo cominciano a vivere sulla terra, e non è che ci sanno, come fa quel santo? Quello non c'ha niente, disprezza il mondo, non c'ha la moglie, non c'è tutte queste cose, chi lo sa quanti sacrifici che fanno l'anziano, no? Ma quello non fa nessun sacrificio, capito? Perché se io rinuncio a due stracci per un vestito di lusso, mica ho fatto un sacrificio, se la sta meglio non sta mica sta peggio, con le piccole cose del mondo, in confronto a quelle che dà il Signore, sono come gli stracci in confronto di un vestito di lusso. Non si tratta di rinunciare, si tratta di rinunciare ai cenci, agli stracci, per vestirsi da gran signore. Questa è la vita cristiana. Ecco, quando si entra in questo orizzonte, la riflessione ti custodirà, l'intelligenza veglierà su di te per salvarti dalla via del male. Quando uno diventa familiare con il Signore, comincia a sentire la puzza del male prima ancora che arrivi, ne sta lontano. Dall'uomo che parla di propositi perversi, delle chiacchiere, ecco, quando uno comincia a diventare vicino al Signore, guardate che, ve lo assicuro, insomma, no? Le chiacchiere non bisogna farle, ma non bisogna neanche ascoltarle. E se uno agisce in un certo modo, le persone non verranno a chiacchierare con te, se sanno che tu non lo vuoi ascoltare. Io conosco persone di cui si dice, con quello non dire che ci parli, con quello le chiacchiere non lo vuoi ascoltare. E non sentono chiacchiere, cioè non ci vanno proprio a chiacchierare, capite? E a volte mi vengono un pochino delisi, perché tutti sono un po' al corrente di fatti di pc degli altri, invece queste rare persone che le chiacchiere non vogliono ascoltarsi, ecco, stanno sempre come pesci in montagna, insomma, che dice, ma è successo questo? Ah, non lo sapevo, è successo quest'altro? Ah, non lo sapevo. Quindi dipende anche da quello che noi trasmettiamo, che è uno stile soprannaturale, no? Io le chiacchiere non le voglio stare neanche a sentire. Coloro che abbandonano i retti sentieri per camminare nelle vie delle tenebre. Il proverbio dice simile espulsi vitibus, se io do tutto il tratto della mia persona, l'immagine certamente sempre umile, modesta, ma una persona che vuole vivere esattamente, ma sicuramente non ci verranno a cercare i peccatori per portarci presso loro, no? A godere, a fare il mare o a gioire dei loro propositi perversi. Per questo tu camminerai sulla strada dei buoni e ti terrai sentire dei giusti. Nella certezza che gli uomini detti abiteranno nel paese, qui si intende la terra promessa, nell'amicizia con Dio, gli integri resteranno, ma i malvagi saranno sterminati dalla terra. Non lasciamoci mai ingannare, che chi fa il male non ha vita lunga, perché il Signore a volte i malvagi ovviamente li ferma e li stoppa. La storia dei testimoni, vediamo la fine che hanno fatto i grandi megalomani e dittatori,
Napoleone, Hitler o altra gente del genere, no? Sembravano invincibili, sembravano i padroni della terra, hanno fatto una fine miserabile, ma certamente la fine miserabile si fa nell'altro mondo. Ecco, voglia il Signore introdurci nelle vie della sapienza e portarci gradualmente a vivere nella perfetta sua amicizia. Ci ha lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo sacramento.